vita altro io non ho. Poche sono le certezze nella nostra vita umana, e quelle poche che abbiamo rischiano ogni giorno di frantumarsi contro qualcosa che si pone dinanzi all'improvviso e inaspettatamente. C'è una certezza però che non ho mai trovato smentita: la morte. Essa è nella nostra vita come condizione che non si può eliminare dall'esistenza. Per quella povera madre c'è solo una certezza: lui, il figlio, non è più nella vita. Ha troncato improvvisamente i suoi affetti umani, ha lasciato definitivamente la sua casa ed ha concluso la sua esistenza, lasciando nel dolore più profondo i suoi cari e i suoi amici. I nostri occhi umani vedono solo questo, e per questo il cuore piange e l'animo è sgomento. Nulla possiamo fare di fronte a questa realtà. Ma se non possiamo fare niente noi, Dio invece ci dà un'altra certezza. Che bello quell'atteggiamento di Cristo che ebbe compassione della mamma, dice il Vangelo, e quel non piangere. Credo che quella donna ebbe fiducia in Cristo prima che toccasse la bara del figlio. Chissà se quella madre aveva ascoltato Gesù quando aveva detto: non vi lascerò orfani, voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Ha riavuto suo figlio, per perderlo di nuovo certamente, ma in lei è nata una speranza ed una certezza incrollabile. Dio è il Dio della vita, non della morte. Non distrugge né abbatte. Dio non annulla né elimina, non disperde né cancella quello che siamo e quello che abbiamo. Ma tutto, nella sua bontà, tutto trasforma e trasfigura con il suo amore. Chiediamo al Signore che dia consolazione a tutte quelle mamme che sono nel dolore, consolazione di padre che ama i suoi figli, soffre con loro e che trasforma il dolore in speranza e la morte in vita.